L'Apriscatole è la rubrica di informazione di Teatro in Scatola. Su Siena TV vi accompagnerà nella scoperta della nostra rassegna di teatro indipendente. Un'altra settimana a pieno regime per Teatro in Scatola. Sabato 24 alla Sala Lia Lapini, la rassegna organizzata da Straligut Teatro ha ospitato Briganti, lo spettacolo di e con Gianfranco Berardi. L'attore pugliese ha raccontato a un pubblico attento il fenomeno del brigantaggio da un punto di vista storico e personale al tempo stesso. Domenica 25 invece è stata la volta di Alessia Brivio con Mi rifiuto, ciò che uso lo riuso, che ha rinnovato la serie di appuntamenti di Scatole Verdi. Giovedì 29 ottobre si è svolto alle 17.30 la presentazione di alcuni libri dal tema comune teatro e fascismo. Sabato 31 ottobre alle 21.30, in occasione della giornata nazionale del Teatro Arci, Cinquanelli Teatro presenterà Doctor Esperanto con ingresso gratuito. Domenica 1 novembre alle 17 la compagnia La Lut Egum Teatro metterà in scena Che fine hai fatto Dudù all'interno della rassegna Scatole Verdi. Ad una vita in comune con i liberali, mai amici della religione e dei fratelli a noi uguali. Amen. Buio, la voce di una madre in dialetto. Si lamenta e si raccomanda col figlio di stare attento, di non fare il sovversivo, perché chi fa il ribelle rischia la pelle. Lui risponde che starà attento, ma che deve combattere per se stesso, per lei e per Caterina e per tutta la povera gente come loro. L'attore è solo sul palco a rievocare il dramma di un brigante di 26 anni, fatto prigioniero dall'esercito borbonico. Solo, ma pronto a sdoppiarsi in più ruoli. Con una torcia fioca si illumina la faccia da varie angolazioni. E capiamo che sono in tre nascosti nella macchia, disertori, briganti, combattono secondo le loro leggi, le loro regole in rima, i comandamenti del perfetto ribelle. Vengono attaccati, uccisi, fatti prigionieri. Nella cella la luce illumina Gianfranco Berardi dall'alto, seduto su una sedia. Lo hanno preso e lo tengono incarcerato, non gli danno neppure da bere. Hanno catturato lui che non combatteva per un Borbone, ma per salvare la pelle e per non tradire la povera gente. Canta la propria condizione di brigante, ignorante sì, ma che sa vedere la realtà di una guerra che è come una barca che naviga sul sangue di poveracci senza nome. Briganti è nato dalla voglia che aveva Gianfranco di raccontare una storia di guerra civile, non una storia civile, una storia di guerra civile. Altri personaggi si aggiungono formando la galleria di spettri che abitano il regno delle due Sicilie occupato. Briganti, governatori giunti dal nord, soldati raccolti in differenti regioni dell'Italia appena unificata, giovani donne violentate da qualche parte al sud. Berardi passa da un dialetto all'altro, riuscendo a mescolare i toni tragici alla parodia sottile tendente al grottesco. Canta, gira su se stesso, chiede aiuto alla madre. Non riesce più a vedere. E poi lui non è adatto a fare l'eroe, lo confessa. Lo hanno fatto prigioniero perché è svenuto per un calo di pressione. Brigante nella macchia solo per poter tornare a casa da uomo libero. Non è renitente alla leva, non sapeva neppure di doversi presentare. Un errore che gli è costato il suo amore. Straziato ce lo racconta. Un giorno quelli dell'esercito lo hanno cercato a casa, ma a casa c'era solo Caterina. L'hanno trascinata per i capelli e a turno l'hanno violentata. La sedia a terra, come Caterina. Caterina quasi morta. Modo per parlare di sé, alla fine del proprio rapporto, del rapporto che noi come artisti abbiamo con la vita politica, e perché Briganti non parla del brigantaggio come fenomeno storico, ma parte dal brigantaggio come fenomeno storico, ma alla fine parte della condizione dell'essere umano e delle dinamiche umane che scaturiscono dai rapporti fra gli esseri umani quando ci si trova in una situazione difficile. L'ho trovato dinamico. E la cosa che mi ha colpito è stata proprio l'entrare e uscire da questi personaggi senza grandi rotture, cioè era molto organico. Raccontando la realtà abbastanza veloce, che ti teneva l'attenzione, e anche il fatto che faceva diversi personaggi era bello perché riusciva a farti centrare in diversi punti di vista. Luce blu. Si gioca con la memoria per creare un'alternativa. Il brigante e Caterina a letto, insieme. La sedia è Caterina che lui accarezza. Un canto popolare e un pianoforte si mescolano. Berardi balla con la sedia, le parla, le sussurra parole d'amore, rotolano assieme. E con la luce blu si può anche fingere che le cose siano andate in altro modo.
che la guerra sia finita e Ciccio Savino e Caterina Grimaldi si siano sposati con i compagni di imboscata per compari. Il teatro è il luogo dove i morti possono vivere. È il luogo della memoria, nel senso che dove i fatti storici e le vicende attuali o storiche, comunque più brutte, possono prendere un altro aspetto. E dove la speranza può essere costruita. È riuscito anche a dare attimi di... così, di un po' più... meno drammatici. Ha tenuto loro la scena tutto il tempo, nessuna noia. In un paese così non si può far finta di non vedere. In questo modo l'attore e il regista pugliese ci lascia una rilettura degli eventi storici matura, consapevole di quali furono i fatti, spesso tralasciati volutamente dalla storiografia ufficiale. Una visione del bel paese ferocemente attuale. Il paese è la solita Italia, quella unita di fresco del 1860, quella che si tappa gli occhi del 2000.